Amici di Volumbright, ben ritrovati, siamo qui in Piazza d'Armi ai dialoghi sulla salute. Abbiamo il piacere di avere qui con noi l'ospite di questa sera, Cecilia Conini, responsabile servizi al pubblico. Abbiamo parlato di biblioteche, di benessere e di lettura, ma ci vuole spiegare come la lettura può far bene alle persone? Allora, intanto cerchiamo di spiegare che cosa si intende per lettura. Non parliamo solo lettura di libri, o lettura testuale, ma di lettura come strumento per affrontare la quotidianità, per leggere il mondo che ci circonda. Quindi è un'abitudine che si acquisisce, che ci aiuta effettivamente ad interpretare il mondo anche leggendo le informazioni che oggi ci arrivano attraverso la rete e quindi imparando a selezionarle, imparando a valutarle. La lettura è fonte, quindi è uno strumento per la vita ed è fonte di benessere perché migliora la qualità della vita delle persone. Le società e le comunità dove esistono delle biblioteche pubbliche attive, proattive ed efficaci, o almeno che cercano di migliorare costantemente i propri servizi, sono comunità più vive, comunità più consapevoli, più forti, fatte da cittadini più avvezzi a esprimere anche i propri punti di vista. Quindi la biblioteca è un luogo che aiuta le persone a far crescere il proprio senso critico e anche il proprio senso civico. Quindi da questo punto di vista sono sicuramente uno strumento e un servizio che migliora le nostre società. Si è poi inoltre discusso delle varie sfaccettature che la lettura offre, ma allora quali sono i canali della letteratura, della lettura in sostanza? I canali sono molteplici, oggi non parliamo più solo appunto di lettura su carta, oggi la lettura è anche lettura visiva, pensiamo per esempio al grande successo di YouTube. Noi nelle nostre biblioteche civiche abbiamo per esempio un canale YouTube con un numero molto significativo di filmati che documentano le attività che proponiamo nelle nostre biblioteche e le conferenze che abbiamo per esempio proposto. 2 anni fa abbiamo fatto un ciclo molto interessante di lezioni sui filosofi tedeschi e la media di visualizzazione di queste nostre conferenze è di circa variabile tra i 5.000 e le 7.000-8.000 visualizzazioni. Quindi la lettura oggi si esercita anche in maniera visiva, quindi, e le biblioteche devono proporre contenuti anche di questo tipo. La lettura è anche lettura digitale, sempre di più, e quindi da questo punto di vista le biblioteche svolgono un ruolo importante anche come osservatorio sulla lettura digitale. Oggi le biblioteche civiche mettono a disposizione, oltre alla lettura analogica, oltre al catalogo dei libri cartacei, anche una biblioteca digitale che è fatta di tanti contenuti digitali aggregati, organizzati, consultabili, in streaming, scaricabili sullo smartphone, per esempio gli ebook o sul tablet o sul PC, o anche fatti da contenuti come quotidiani e riviste in tutte le lingue. Sono circa 8.000 le riviste e i quotidiani che possono essere consultati sulla nostra piattaforma digitale che si chiama Media Library Online, che consente proprio di mettere a disposizione una straordinaria varietà di opportunità di apprendimento e conoscenza per le persone. In conclusione, parlando proprio di digitalizzazione, stiamo notando che la lettura sta effettivamente cambiando in questo periodo. Secondo lei, qual è l'obiettivo che la biblioteca deve mirare e deve puntare? Da questo punto di vista la biblioteca deve fare 2 cose. Hai usato il termine digitalizzazione. Una cosa è la digitalizzazione, un'altra cosa è la biblioteca digitale. La biblioteca digitale è un contenitore aggregato e organizzato di contenuti digitali nuovi. La digitalizzazione è un processo che per esempio coinvolge le collezioni storiche delle biblioteche. Anche la Biblioteca Civica Centrale di Torino ha delle collezioni storiche molto significative e ovviamente le biblioteche pubbliche e tutte le biblioteche oggi devono fare anche questo, convertire i contenuti cartacei in contenuti digitali, perché, e questo si chiama, e questa è la digitalizzazione, questi sono i progetti di digitalizzazione che consentono in questo modo per esempio di far sapere che cosa c'è, che cosa conserva la Biblioteca di Torino sulla storia
della città. Noi per esempio abbiamo degli importantissimi fondi come il fondo Vincenzo Gioberti, e che per esempio, ecco, la digitalizzazione di questi fondi è importante perché in questo modo si arriva in tutto il mondo, quindi si porta anche Torino attraverso le proprie collezioni storiche in tutto il mondo, e questo è un'altra delle grandi sfide che ci vede partecipi. Quindi l'osservazione sui cambiamenti della lettura digitale e i grandi progetti di digitalizzazione delle collezioni storiche. Sono due percorsi diversi ma altrettanto importanti. Ringraziamo Cecilia Conini per la sua disponibilità, e da Volonwrite per ora è tutto. Grazie.